Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Shuikoden 5 e quindi bisogna continuare la nostra avventura, dove adesso siamo noi a capo praticamente della rivolta, se così si può dire, dell'esercito ribelle nei confronti della principessa barra regina Limsleia. E quindi dobbiamo anche farci dei nuovi alleati. Dobbiamo farci dei nuovi alleati, e dove se non da Lord Lake, ovvero la città che nostra madre ha letteralmente arso con la runa del sole. Quindi andiamo a parlare un po' con la gente, iniziando dal capovillaggio, ovvero Talgale. Vostra Altezza, siete voi? Sono desolato per quel che è successo, Vostra Altezza. Lasciate che vi porga le mie condoglianze. Quindi, cosa vi porta a Lord Lake quest'oggi? Dovete essere molto impegnato, Vostra Altezza. Che importanza può avere per voi una città ridotta in macerie? Ecco qua, vi vogliamo come nostri alleati. Vostra Altezza, temo che sia impossibile. La gente di qua non ha ancora dimenticato ciò che ha fatto Sua Maestà. Mi vergogno ad ammetterlo, ma alcuni hanno dichiarato che la sua morte è stata una giusta punizione divina. Temo che siano ancora troppo scossi per ascoltarvi in maniera obiettiva. Aspetta un attimo, quel che è successo non è colpa del principe. Sì, hai assolutamente ragione. Ma 2 anni è un periodo abbastanza lungo per non far ragionare la gente di Lord Lake in maniera razionale. Credo di non poter rispondere per le rime a questa obiezione. Mi dispiace. Posso però promettervi una cosa, Vostra Altezza. Non ci alleeremo mai neanche con i Godwin. Sono loro la causa delle nostre sofferenze e della desolazione di questa città. Ecco, quindi praticamente al momento è, come si suol dire, un buco nell'acqua. Lord Lake è stata sfregiata dalla runa del sole, ma potrebbe rinascere se avesse accesso all'acqua. Però ci hanno rubato anche quella. Rubata dalla fortezza dell'odio dei Godwin, che è quella che abbiamo visto praticamente poco fa, camminando sulla costa, no? Quella fortezza fa da diga al fiume Phaethas, perciò questa città ha dovuto vivere per 2 anni senza acqua. Forse Sua Maestà ha dato il permesso, ma sono stati Godwin a costruire e a tenere in piedi quella fortezza. La gente di Lord Lake non li perdonerà mai, ve lo garantisco. Ok, e a quanto pare siamo praticamente, diciamo, venuti qui per nulla. Ma parliamo però con tutti i personaggi. Goesh, principe. Scusa se non siamo molto comprensivi con te, ma abbiamo già abbastanza problemi nostri da risolvere. Sì, posso capire. Qui c'è la clinica dove avevamo incontrato la vecchia dottoressa, che è ancora qua. Ancora tu, te l'ho già detto, disturbi i pazienti, sparisci. I pazienti qui non hanno niente a che fare con i tuoi problemi. Ma mi dispiace per te. Quindi, anche qua, completamente inutile. E sarà praticamente così per tutti, perché al momento non possiamo fare nulla. Possiamo girare, perché comunque qui possiamo fare un giro per vedere se ovviamente la situazione è sempre la stessa, non è cambiata. Possiamo anche andare un po' a zonzo per vedere il tutto. Anche la foresta, ovviamente non ci interessa andare alla foresta appassita. Se non mi ricordo male, possiamo andare alla banchina questa lunga, ma non mi ricordo se qua cambiava qualcosa o c'era un filmato, forse. No, ok, non c'era nulla, perfetto. E quindi purtroppo è stato un buco nell'acqua. È stato un buco nell'acqua, anche se acqua non ce n'è, sembra ironico da dire effettivamente, ma per il momento a quanto pare Lord Lake non ne vuole sapere. Per cui torniamo indietro adesso alla banchina dove c'era la nave e torniamo indietro. Non possiamo fare altro. Ok, tornati alla banchina, torniamo indietro. Ovviamente ho tagliato il percorso perché non aveva senso farsela di nuovo
com'è andata? E non troppo bene, vero? Beh, sono cose che capitano. È inutile prendersela troppo. Forse ti conviene tornare indietro e poi venire qua in un altro momento. Che ne dici? Sì. Torniamo indietro. Ecco fatto, siamo arrivati. Vieni qua se ti serve questa nave. Sì, tranquillo. Sicuramente torneremo. Allora, al fabbro ci siamo già stati, quindi non ho bisogno di tornare dal fabbro. Quello che bisogna fare adesso è ritornare praticamente a Rainwall, per ovviamente informare, per informare Lord Burrows di questo fallimento. È stato letteralmente un fallimento. Ah, nel frattempo vediamo se il sale... Così, giusto per... Era un mercante una volta. No, non mi dice ancora nulla. Il pare che il prezzo del sale sia sceso parecchio. Niente. Ancora non ci siamo. Ragazzi, ve l'ho detto, qua purtroppo è randomico, quindi dovrò tornarci più e più volte per sperare di vedere il tutto. Va bene. Torniamo a Rainwall e continuiamo. Ok, siamo arrivati a Rainwall. Qui ovviamente ancora non cambia nulla. E quindi ancora questi personaggi non si uniranno a noi. Tu. Grande, immensa waifu, tu. Ok, qui possiamo tornare praticamente da Burrows. Ecco qua. Oh, vostra altezza reale, il principe. Di sicuro portate buone nuove da Raftplit, vero? No, ma è stato istruttivo. Istruttivo, dite, vostra altezza? Ah, ma ascoltatevi, altezza. Non dovete usare paroline dolci come faccio io. Se è andata male, basta dirlo, giusto? Beh, immagino non vi sia il rischio che Raftfleet passi al nemico, quindi per adesso non ce ne occuperemo, vero? Ah, a proposito di questioni importanti, ho chiesto agli artisti del villaggio di Hod di disegnare la nostra bandiera. Oh, sono sicuro che sarà un vessillo magnifico, in grado di esaltare il maestoso esercito di Sua Maestà. Non preoccupatevi, Vostra Altezza, noi, vostri fedeli servitori, abbiamo tutto sotto controllo. Non dovete occuparvi di queste sciocchezze, pensate solo a guidare con autorità e fierezza l'esercito. Bene bene, dovete essere esausto, andate a riposarvi nelle vostre stanze, Altezza, ve lo meritate. Ho alcune faccende da sbrigare, quindi prendo congedo da voi, Altezza. Giustamente lui sta tirando i fili. Oh, quasi dimenticavo. Perdonate la mia franchezza, ma cosa pensa Vostra Altezza di mia figlia Luserina? Perché me lo chiedi? Oh, non c'è motivo, davvero. Ero solo curioso di conoscere l'opinione di Vostra Altezza su mia figlia, ecco. Forse è sconveniente che sia suo padre a dirlo, ma quella ragazza è una figlia di cui andare fieri. La sua bellezza e grazia sono uniche in tutta Rainwall, è molto più competente di molti ufficiali. A dirla tutta, gestisce praticamente da sola tutto il mio feudo. Forse è un po' troppo severa a volte, ma può cambiare. Magari se si innamorasse... Vostra Altezza Reale, gradirei molto se volesse... conoscere mia figlia meglio, molto meglio. Diciamo che sarebbe di grande giovamento per tutte le parti coinvolte, Vostra Altezza. Cioè, mi sta praticamente accasando con sua figlia, però vabbè, alla fine poteva andarmi peggio. Luserina comunque sia è abbastanza graziosa, poteva andarmi sicuramente peggio. Non va bene, non va per niente bene. Quel vecchiaccio ci comanda a bacchetta e non vuole neanche condividere le informazioni che ha con noi. Forse vuole che voi due siate solo dei fantocci. Ne ho fin qui di fare il fantoccio. Però non possiamo nemmeno nella posizione di pretendere alcunché.
Sì, chi è? Scusatemi, posso entrare? Luserina, sei tu? Ma certo, entra pure. Scusatemi se vi disturbo a quest'ora di notte. Vogliate perdonare la mia franchezza, Vostra Altezza, ma mio padre vi ha detto qualcosa di strano? Strano? Di che parli? Beh, sembra che mio padre pensi che io e Sua Altezza dovremmo... Ah, non dire altro. Vuole che voi due vi fidanziate, eh? Cosa? Beh, effettivamente sareste una bella coppia. Lady Silence, voglio scusarmi, ma non mi sembra una faccenda di cui ridere. No, hai ragione. Se è questo lo scopo di tuo padre, allora è senz'altro un problema serio. È per questo che avevo bisogno di parlare con voi immediatamente. Credo che mio padre voglia assicurarsi una posizione di potere dopo la guerra, diventando il suocero di Sua Altezza. È mio padre, ma non riesco a credere che possa fare qualcosa del genere. Mi vergogno per lui. Oh, Luserina. I nobili sono tutti uguali. Beh, non preoccupiamoci adesso di questo eventuale matrimonio. Ora il nostro problema più grave è che siamo praticamente marionette nelle mani di Lord Burrows. Inizio a domandarmi perché cosa stiamo davvero combattendo. Se voi siete in pericolo, Altezza, vuol dire che tutta Falena è a rischio. Gli ho detto di non sfruttare Sua Maestà in una situazione del genere, ma non mi ha dato ascolto. Scommetto che se Rajah fosse qui direbbe che dovevamo aspettarcelo da quella vecchia volpe. Se solo avessimo un valido stratega dalla nostra parte, qualcuno brillante che abbia a cuore il vostro interesse, Joe, ma non quello di Burrows. Ma non sarà facile trovare una persona di questo calibro. Veramente ci sarebbe qualcuno che corrisponda a questa descrizione? Si tratta di una donna. Ha lavorato dietro le quinte per respingere l'esercito di Armes 8 anni fa. Seguendo i suoi consigli, Ferid e Raja hanno ottenuto una vittoria dopo l'altra. Le forze di Armes furono completamente distrutte in un solo mese. Il talento di questa donna è quasi divino. Stai parlando di Lady Mercer, vero? Strano, non ricordo di aver incontrato mai uno stratega del genere. È perché non si trova più nel Palazzo del Sole. Lady Mercer incorse nell'ira della regina, poiché le consigliò di non usare la forza in maniera indiscriminata. Come punizione, Sua Maestà ordinò che Lady Mercer fosse rinchiusa nella prigione d'Agata, e ancora lì. Sembra che Lady Mercer sia non solo intelligente, ma anche ragionevole, proprio la persona che ci serve. Ma dato che è ancora in prigione, forse non c'è molto che possiamo. La prigione d'Agata, eh? Dove si trova esattamente? Lady Silence? Cosa? Oh, scusate, non stavo ascoltando. Sentite, sono un po' stanca. Continuiamo domani. Lady Silence? Non avevamo ancora... Buonanotte. È un comportamento un po' strano. Ok, da questo momento in poi, dato che possediamo praticamente Cornelio, che è un personaggio che può essere inserito e rimosso dal party, praticamente Luserina ci farà da... ecco, vedete, ci farà praticamente da lobby, se così possiamo dire. Quindi potremmo cambiare tutti i personaggi che recluteremo d'ora in avanti con e grazie a Luserina. Oh, principe, buongiorno. Lady Salitz sta ancora dormendo. E pare che George se ne sia andato. Non l'ho visto da nessuna parte. Cosa desiderate fare? Ecco, qui abbiamo praticamente Cornelio. Che ovviamente per ora rimane qui, però... Buongiorno, Sua Altezza. Cosa? Lady Mercer? Certo che la conosco, è una famosa stratega. Se fosse qui con noi potremmo sconfiggere 10.000 soldati. Che peccato che non sia qui. Buongiorno, Sua Altezza. Lady Mercer, non l'ho mai conosciuta di persona, ma so che è una famosa stratega degna di rispetto. I suoi consigli tattici hanno aiutato noi soldati di Sebol a respingere l'invasione delle armate 8 anni fa. Ci sarebbe di enorme aiuto se riuscissimo a convincerla a stare dalla nostra parte. Ok. E qui, ovviamente, siamo praticamente, diciamo, alla mercé.
Allora, io dovrei trovare, se non mi ricordo male, era qua. Ah, ecco. Ecco, sì. È vero che sei stato a Lord Lake a sua altezza? Non posso dire di approvare. Se ti accadesse qualcosa, come potresti vendicare la morte di Sua Maestà? Ti devo chiedere di non strafare. Va bene, questo era l'ufficio di Barus. Tecnicamente io dovrei andare da Luserina per avere gli altri membri del party, perché Sayalitz dice che sta dormendo. Aspetta, era forse questa la stanza di Luserina? Ah no, questa è quella di Euram. No, e allora Luserina per ora non è possibile che questa è... Ah no, eccola. Buongiorno, principe. Cosa? La prigione d'Agatha? Non ne so molto, si trova su un'isoletta sul fiume Feitas, accessibile solo in barca. Non starei mica pensando di fare qualcosa di avventato, eh? Se è così, scordatelo. Ok, e se ora le riparliamo? Esatto, vuoi cambiare i compagni di viaggio e quindi possiamo inserire praticamente tutto il vecchio party che avevamo prima. Quindi Cornelio e gli elfi, che sono gli unici praticamente. Sono praticamente gli unici alleati che abbiamo al momento. Non abbiamo altro, purtroppo. Ok, fatto questo. Adesso avendo anche le informazioni praticamente per quanto riguarda la prigione d'Agatha, che cosa dobbiamo fare? Ovviamente tornare a Raftfleet, perché con Log e Loon ci dobbiamo fare lasciare lì, alla prigione d'Agatha. Per cui scendiamo, ovviamente, cioè torniamo praticamente indietro. La strada non ve la farò vedere, ovviamente, taglierò tutto, ci mancherebbe perché mi sembra un po' esagerato. Tu ancora non dici niente, vero? Eh sì, lo so. Mannaggia a te, quanto sei buono. Vabbè. Il dottore ancora rimane in disparte. Sì, possiamo uscire da Rainwall. Bene, torniamo a Raftfleet e ci vediamo là. Olè, siamo tornati a Raftfleet, quindi torniamo a vedere se il sale in un modo o nell'altro è aumentato, cosa che non credo. Pare che il prezzo del sale sia sceso parecchio, quindi tu ancora non ci dici nulla. Vabbè, niente, noi ci proviamo, ragazzi, ve l'ho detto, è randomico, per cui bisogna provare e riprovare. Qui possiamo andare direttamente alla barca e riparlare con Log e Loon per farci arrivare alla prigione d'Agatha. Ne dobbiamo ancora un sacco. Se hai bisogno, non dovrei fare altro che chiedere. Eh sì, ecco qua. Ehi, principe, vuoi usare la mia nave per andare da qualche parte? Sì, alla prigione d'Agatha. Prigione? Cosa ci vuoi andare a fare un aristocratico come te alla prigione? Aspetta, non dirmelo. C'è un tuo amico rinchiuso là e vuoi farlo evadere, vero? Più o meno sì. Principe, non pensavo che fossi pappa e ciccia con malviventi e galeotti. Interessante. Principe, sei proprio fortunato. Sono l'uomo che fa per te. Dai, salta a bordo. Loon, ci muoviamo, mettici un po' più di energia. Che hai, papà? Come mai sei così eccitato? Hai ragione, piccola, sono molto eccitato. Dovreste esserlo tutti voi. E ora datevi una mossa. Chissà perché è così su di giri. Ora qui c'è una parte un po' story-driven in realtà, perché saremo praticamente bloccati fino a quando non risolveremo praticamente tutto. Cioè, fino a quando non risolveremo praticamente questa sezione della prigione d'Agatha. Poi però si inizia ad ingranare, perché ci saranno già i primi reclutamenti che avremo a disposizione.
ma soprattutto avremo i primi personaggi di storia che si recluteranno automaticamente. Eccola qua. Eccola, la prigione d'Agatha, dritta di prora. Però non siamo praticamente lì. Vedete, non siamo alla prigione. Siamo un po' più dietro. Che facciamo, papà? Non possiamo avvicinarci oltre. Se ci vedono, ci sbatteranno in gattabuia per sempre. Calma, calma, non agitarti per niente. Stiamo solo dando un'occhiata. E poi ho già un piano per intruforarci là dentro. Però dovremmo fare un lungo giro. Che vuoi dire? Che vuoi dire con fare un lungo giro? Ecco, ora si capisce il perché. Ovviamente non è così facile. Purtroppo qua bisogna girare per vie traverse, come si suol dire. Già. Dove siamo? Bene, ci siamo. La miniera di Basca. Qui venivano estratte tonnellate di minerale, ma ora è abbandonata da quasi 10 anni. E allora, perché siamo venuti qua? Sì, papà, meglio non restare qui, mi fa paura. Scommetto che questo posto pulla di fantasmi. Rilassati, non è infestato dagli spiriti. E poi la parte più profonda della miniera conduce in un bel posto. Devi avere un po' di fiducia nel tuo vecchio paparino, senza paura. Principe, pensate davvero che sia sicuro? Ok, e anche loro due sono entrati in squadra. Quindi... Lun la possiamo inserire. E a questo punto io direi di togliere ovviamente uno dei due elfi. E mettiamo Log, ovviamente. Ecco, mettiamola nell'entourage. Benissimo. E adesso possiamo esplorare praticamente le miniere. Pezzo resurrezione. Sfera tartaruga, ma... Ehi, non si passa, capito? Noi odiamo gli umani, ora smamma. Non capisci che non sei il benvenuto? Ok, niente, dovevamo parlare comunque con questo castorino, che, come potete notare, è comunque un altro personaggio che recluteremo. Ok, esploriamo le miniere. Qui ci saranno un paio di cunicoli e enigmi con i carrelli, se non ricordo male. Sì, vedi, perché dobbiamo praticamente sfondare le porte con i carrelli e andare avanti, praticamente. Ci saranno forzieri da prendere, che ovviamente prenderemo, e poi raggiungere la parte finale del dungeon. Ci saranno incontri casuali che taglierò, quindi non vi preoccupate, nessun problema. Eccoli, c'è un forziere. Allora, primo forziere, tenuta arti marziali. Allora, vediamo. Ecco, vedete, Log e Lun già possiamo dare.
Ecco, più che altro con questo. Va bene. E andiamo avanti. Ok, continuiamo. Qua dovrebbero esserci un paio di oggetti in realtà. Set suoni. Non dovrebbero essere tantissimi, però. Ecco qua, altro carrellino. Eccola, c'è l'altro oggetto. Pezzo di grande terra. Questa è un'altra runa potenziata di tipo terra. Sarebbe tipo terra e madre terra. Ok, qui non c'era nulla. Qui neanche. Ecco qua. E siamo arrivati all'accampamento dei nani. Eh già. Ah? Qua giù ci vive della gente? Sono dei bambini. No, aspetta, sembrano diversi. Ma cosa sono? A Falena non vivono solo gli umani, sapete? Questi sono nani delle grotte. Sono un bel po' strani. Si divertono a scavare buche. Anzi, fanno solo questo. Sono un po' cocciuti, ma è gente simpatica. Nani simpatici. Preferirei andare a gozzovigliare con loro piuttosto che con i nobili. Vediamo un po'. Il nemico dovrebbe essere qui, da qualche parte. Cavolo, da qua sembrano tutti uguali. Ora mi avvicino un po'. Ok. E qui praticamente siamo giunti all'accampamento dei nani. Accampamento dei nani che ovviamente possiede un po' di tutto. Quindi armature, oggetti, scambi, eccetera, eccetera. Che però sinceramente non ci interessano più di tanto. Il nostro obiettivo è un altro. Allora, cosa si deve fare effettivamente qua? In realtà nulla. Possiamo riposarci alla locanda, giusto per evitare di spendere altro. Si potrebbe anche salvare effettivamente. Qui direi che un salvataggino lo facciamo, anche perché tanto tra poco la puntata la stacco, quindi un salvataggino ci sta. E andiamo avanti, perché staccheremo appena arriveremo alla prigione d'Agata. Così la prigione la faremo tutta la prossima volta. Non mi ricordo se c'erano armature interessanti da comprare, ma non credo. Occasioni non c'è nulla. Qui cosa c'è? Oddio, sì, qualche cosina c'è, ma beh, nulla che comunque possiamo prendere anche dopo. Ecco, più che altro l'importante è il fabbro. Cioè, ovviamente il forziere con 1000 poch. Le rune? Cosa abbiamo qua come rune? Non me le ricordo. Spada feroce. Ah, tutte le spade. Ah, e allora niente, non abbiamo delle rune incredibili. Estimatore. Ok, il fabbro, che è... Eccolo qua. Eh? Qualcuno mi ha chiamato? Un fabbro sordo non serve a niente. Allora, che posso fare per voi? Cosa? Volete che vi affili un'arma? Beh, mi fa piacere che siete venuto da me, ma non posso farlo. È vero, sono un fabbro, ma non ho l'attrezzo adatto per affilare un'arma di questa qualità. Conosco bene il mio lavoro, ma senza l'attrezzo giusto non posso fare molto. Quindi purtroppo non possiamo affilare. Allora, qui possiamo salire. No, per ora non usciamo, un secondo. Voglio andare anche dall'altro lato. Vedete, ci sono tanti personaggi che comunque si incontrano anche casualmente. È vero che è facile distinguerli alcuni perché hanno appunto delle, diciamo, delle caratteristiche. Sono un po' diversi. Hey! Gunny! Are you here?
call me Gunny. Eccolo qua il suo amico. Oh, eccolo, Gunny. Non Gunny, mi chiamo Gunde. Ah, non si è cambiato neanche un po', eh. Chi sono questi umani? Oh già, quasi dimenticavo. Ora ti presento, Gunny, non ci crederai mai. Questo è il principe Joe e questo è Leon. Leon, anzi, in realtà, un cavaliere della regina. Veramente non sono ancora un cavaliere della regina. E questa è la mia amatissima figlia, Lun. Piacere, signor Nano. Ero mutato. Che c'è? Vuoi fare a botte, signor Nano? Avanti, fatti sotto. Ripensandoci, questa è senz'altro tua figlia. Che? E questo che cavolo vorrebbe dire? Questo significa che questo è il vero principe. Già, e ci ha affidato una missione speciale, Gunny. Dobbiamo entrare nella prigione d'Agata. Non ti farei mica indietro, vero? Ci sto. Eh? Aspetta. Ehi, dove state andando? E dove credi? Alla prigione d'Agata, ovviamente. Con quel cosetto lì? Noi due ne sappiamo un bel po' di gente in fuga. La aiutavamo. Voi due aiutavate la gente a scappare. Già, aiutavamo la gente che si era indebitata troppo a scappare dagli strozzini. E quando non facevamo questo, c'erano i gladiatori da far scappare. C'era sempre un gran lavoro, davvero. Non me l'hai mai detto. E una volta l'abbiamo quasi aiutato un galeotto a scappare dalla prigione d'Agata. Davvero? Già, abbiamo scavato un tunnel segreto. E quel tunnel dovrebbe essere proprio là davanti. Dici sul serio, papà? Certo che dico sul serio. Seguite me, Gunny, e vedete coi vostri occhi. Quindi non sembra così sprovveduto, eh? Oh, uffa, devo davvero. Ok. Gunde è entrato in squadra, quindi noi togliamo... Mettiamo ora il... Ecco, l'altro nanerottolo dell'entourage e possiamo proseguire, perché Gunde, sì, Gunde combatte. Adesso qui siamo praticamente in un'altra sezione, sempre delle miniere di Basca. Mi viene da dire di Brasca, ma non è così. Però qui non ci sono oggetti da raccogliere, quindi qua bisogna semplicemente andare avanti. Però non mi ricordo qual era la strada giusta ora. Ok, mi ero fatto distrarre e avevo lasciato praticamente il combattimento, però. Allora no, non eravamo qui. Bene, ora qui il problema è appunto trovare la strada, perché dovrebbe partire il filmato quando troviamo la strada giusta. Allora, non me la ricordo la strada, eh. Cioè sto andando veramente a tentativi. Non è neanche questa. Ragazzi, qua purtroppo non me la ricordo la strada, quindi... Vediamo se era dall'altro lato, perché a sto punto... Allora... Ecco qua, l'abbiamo trovata. Ma insomma, è un vicolo cieco. Non avevi detto che avevi scavato un tunnel segreto? Eh? Ma che stai facendo?
come avevo detto, avevamo quasi aiutato un prigioniero a scappare. Però quando stavamo per finire il tunnel, il tizio che dovevamo liberare è stato spostato da un'altra parte. E allora abbiamo lasciato il lavoro a metà, con il tunnel incompleto. Aspetta un attimo, papà. Vuol dire che lui non sa nemmeno se questo tunnel porta alla prigione d'Agata. Diamine, scaverà in eterno. Non ti preoccupare. I nani delle caverne sono dei veri geni quando si tratta di scavare. E il vecchio Gunny è il migliore tra tutti. Ecco qua. Fatto. Bravo, Gunny. Ha fatto in fretta. Questo sembra il sotterraneo. Sei davvero sicuro che questa sia la prigione d'Agata, papà? E dai, Lun, perché sei così scettica? E poi abbassa la voce, non vogliamo mica farci beccare adesso dopo tutta la strada che abbiamo fatto. Buona fortuna, io torno indietro. Che? Te ne vai? Odio lasciare un tunnel a metà. Ora che è finito, sono soddisfatto. Tu hai qualche vite lenta nella testa, signor Nano. Non sono molto veloce, vi rallenterei il cammino. Stai attento sulla strada di ritorno, Gunny. Allora, sei pronto, principe? Yes, siamo pronti. Gunde purtroppo ha lasciato la squadra e ora siamo ufficialmente alla prigione d'Agata. Ma questo lo vedremo la prossima volta. Quindi grazie ancora e bye bye!